Un cordiale saluto ai web spettatori di Arte e Scienza. E oggi abbiamo come ospite un poeta, Danilo Tomassetti. E Danilo Tomassetti ha pubblicato diversi testi sulle sue poesie. Uno lo ha pubblicato insieme a Plinio Spina, suo zio materno. E tante altre pubblicazioni dove riporta appunto le sue poesie. Bene, Danilo, e io inizio subito con la prima domanda. Qual è stato il suo approccio alla poesia? L'approccio è stato il più naturale possibile. Appunto, avendo tra l'altro in famiglia già una vena poetica, diciamo fin dall'adolescenza, anche cioè, la scrittura è venuta immediatamente. Ancora prima Spontanea. che imparassi a scrivere, già scrivevo. E poi la poesia è uno stato d'animo. È un pensiero messo in versi, ma è come direbbe Heidegger, è il pensare e poetare, cioè vedersi io penso, io, ma l'io non pensante per se stesso, ma l'io pensante essendo, facendo parte organico del mondo e quindi che va verso l'altro. E senti, da quando eri bambino sino ad ora, che cosa ti ha spinto a scrivere poesie e come è cambiata con gli anni la tua esperienza creativa? Ma come dicevo, non è stato qualcosa di innaturale, cioè nel senso mi sono ritrovato perché penso io in termini poetici dentro di me, quando devo parlare con gli altri, parlo in una maniera piana, cercando di essere piuttosto razionale. Ma dentro me stesso io già come cammino, come faccio, c'è un ritmo naturale Pensi di penso poi poeticamente? tecnicamente, sì, penso già in versi, vedo la vita In come se fosse versi. un verso. Bello questo. Ma per te che cosa significa la poesia? E poi come la definiresti tu? Quindi per me la poesia è lo stesso quello che dicevo, il pensare. Cioè il meditare pensando in modo poetico, in modo che è musicale, ma una musica che viene dall'interiore, perché noi siamo formati dalla musica. Cioè una formula matematica è musicale, quindi è il Quindi naturale essere. Pensare in modo poetico, solo che molte persone lo dimenticano perché siamo tutti poeti in fondo. sì, questo è vero. Senti, ma secondo te occorrono delle qualità per divenire un poeta oppure è una cosa naturale? Per dirlo in modo semplice, poeti si nasce o ci si diventa? Ma poeti si è tutti, cioè soprattutto i bambini. Sono poeti, sono pittori, sono grandi creativi, quindi noi siamo nati in questo modo. Quando si parla della fanciullezza del Pascoli, vuol dire quello, mantenere quell'innocenza che è dei bambini e andare avanti, ma no, nella maturità, essere consapevoli di questa innocenza, di non distruggerla. Il problema avviene con la cristallizzazione delle idee nella fase scolastica e ci viene imposto un linguaggio, un modo di essere, un modo di pensare che non è il nostro, cioè che è, come diceva Leopardi, una ragione che è corruzione della natura. Quindi la poesia è natura. Senti Danilo, io ho letto alcune tue poesie che sono bellissime e ho percepito che la fonte della tua ispirazione sia tua moglie, o sbaglio? Allora, è l'amore, È l'amore. chiaramente annunzia che già è stata qui,
lei è la fonte dell'ispirazione perché è la fonte dell'amore, ma questo amore è un amore universale, cioè lei non è che rappresenta una persona, rappresenta una fonte di amore che per me è universale perché è l'amore che c'è in tutti noi e che in fondo ci sostiene, ci ravviva, e questo che è lei. E poi tra l'altro è il femminile, perché il femminile è la vera fonte dell'amore, mentre noi abbiamo soverchiato noi uomini tutto, anche la nostra religione abbiamo preso quello che è una deità, che è una deità che non ha sesso, e l'abbiamo trasformata nel maschile, con la violenza, con la potenza, con la forza. Mentre il femminile è l'armonia, è la maternità, è la ragione dell'autentica vita. Senti Danilo, io ho visto un po' quello che tu fai e non sei solo poeta, perché sei anche sceneggiatore. E io allora ti vorrei chiedere, oltre a scenografo, organizzatore di mostre d'arte, di opere liriche, come fa a conciliare questo rapporto tra le arti diverse? Allora, non c'è una differenziazione tra le arti. Quando io faccio una scenografia, che poi mi è stato chiesto, lo faccio quasi per gioco, per mettere come contenitore tutte le varie arti, quindi dalla scultura di mio padre, alla mia stessa scultura, al fatto che, per esempio, c'era da fare una scenografia per un'opera lirica piuttosto che per una mostra, è sempre stata la stessa cosa, identica. Io lo dico che se faccio una scenografia, faccio una poesia con i materiali. Lo stesso quando faccio una scultura, è una poesia. Ah, ecco, infatti io ho letto che tu parli di poesia con i materiali, sì. Quindi intendevi questo. Sì, intendevo proprio sì, questo. Sì. Cioè, non c'è la differenza tra le arti come noi pensiamo. Perché noi, cioè, se facciamo di tutto un settore, cioè una categorizzazione, non è così. Cioè, noi viviamo un unico, un tutto. È un'apertura a 360 gradi. Certo, parte, noi viviamo un tutto. Cioè, è come se diciamo, io sono, oppure l'altro è. E siamo tutta una connessione, è quella stessa connessione che parlavo prima, come l'universale, ma che sarebbe il tutto, vale per la matematica, per la fisica, eccetera, che noi prendiamo e parcellizziamo tutto, prendiamo per scoprire che è dal tutto, prendiamo una parte e diciamo adesso la studiamo da questo tutto, ma è impossibile studiare quella parte che potrebbe essere la poesia, eccetera, senza inserirla in quello che è il tutto, l'organismo intero. Bene. Non possiamo avere, se non ha il cuore, se non pensiamo tutto il corpo. Certo. E, hai prima detto di tuo padre, Nazareno Tomassetti, sì. Scultore. E io vorrei ricordare che proprio il 21 aprile il comune di Cupra ha dedicato un sentiero che dal mare va appunto, un sentiero naturalistico, sì, che dal mare va al centro storico, intitolato proprio a tuo padre. Questa è stata una bellissima occasione, un bellissimo evento che rimarrà anche, no? Nel sì, futuro. È un evento che... cioè due occupenze viscerale. È come mio zio Plinio per Grottammare, lui lo era per Cupra. Ed è stato bello che questo fatto che gli è stato dedicato questo sentiero, perché riguarda il suo percorso, che lui è nato nel paese alto di Cupra, poi è sceso in basso, e questo sentiero proprio unisce il borgo di Marano
diciamo, col mare. Ed è l'essenza di ogni cuprense. Il radicamento del cuprense non è il fatto di essere perché era Nazareno Tomassetti, ma perché rappresenta l'essere cuprense, l'amare Cupra, amare il proprio borgo, amare le proprie origini, le proprie radici. Bene, e che ne dici di terminare con una tua poesia? Cioè, ci fai questo dono della recita di una poesia? Sì, questa, volevi questa Canto della ninfa che È dipinge amore bellissima. dedicata ad Annunzia, che lei è una grandissima pittrice, maestra dell'arte, però per me chiaramente ho una, come dicevo prima, è una fonte di ispirazione. E questa opera è piaciuta tantissimo al compositore e letterato. Il maestro Evo Teodori, che ne ha composto un'aria lirica, poi è stata anche oggetto di un CD proprio su alcune Incanto poesie, o sì, sbaglio? Incanto, sì, Incanto. che è stato, vi sono vari poeti moderni che hanno partecipato a queste composizioni. Spero di leggerla bene perché oggi la voce non è il mio meglio. Canto la ninfa che dipinge amore, la tua pelle, la mia pelle, sono foglie che si baciano al colore del sole, nel cullarsi del vento canto dei suoni delle labbra, oboe e arpa che nel frumento fanno gorgogliare celestiali voci, pallidi piedi appena colorati dal rosso delle spighe giocano ad intrecciarsi le dita. Per dirsi segreti prima che fuggano. Annunzia, il tuo nome è lungo come il sospiro sospeso nella notte, dove lacrimano i corpi bagnati di blu dalla luna. Bellissima, grazie Danilo di essere stato ospite di Arti e Scienza. Salutiamo tutti i web spettatori e ci vediamo per la prossima puntata.